io scendo così bacio tutte le fanciulle che sono presenti sul palco. Ebbene, non è male. Non è una cattiva idea, Fausto, bravo. Allora, proseguiamo con la serata, è la prima serata, ma credo sia delle tre una delle più importanti, perché presenteremo qui in Val Seriana sicuramente il nuovo segretario federale. Però volevo ricordare una cosa molto importante: noi abbiamo le telecamere di Telepadania che stanno trasmettendo in diretta streaming tutto l'evento. Farei un applauso al giornalista Cordua. Buon lavoro, buon lavoro. Allora, Radio Padania e la Padania, mi raccomando signori, sono molto molto importanti. Stamattina abbiamo avuto una diretta con Radio Padania dove sono stato anche un po' insultato da qualcuno che non ama proprio la Lega, però noi siamo gentili, gentilissimi, abbiamo comunque risposto a tutti. Bene, allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere in fila un po' di cose. Allora, noi ho dovuto man mano aggiornare l'elenco dei nostri ospiti, quelli che si occupano un po' di politica. Da un grave lutto familiare, ha fatto la sua presenza ma è scappato via per ovvi motivi legati chiaramente al suo stato d'animo. Noi lo ringraziamo anche per questo. Allora, ci sono due o tre cose che vorrei dire, giusto per rompere un po' il ghiaccio. Come avete visto, a Roma hanno ritirato il Salva Roma. Siamo molto contenti di questo, un applauso, avete lavorato bene? Bravi. Però, loro sono come l'araba fenicio, no? Riescono a rinascere dalle ceneri, lo metteranno nel mille proroghe, magari con qualche centinaio di migliaia di milioni di euro in più, giusto perché c'è un sindaco a Roma che è del PD e per cui bisogna sicuramente dargli una mano. In barba un po' a quello che succede a tutti gli altri 8.000 comuni che stanno soffrendo, sia per il patto di stabilità, per quanto riguarda tutte le accise che hanno dovuto aumentare. Qui ci sono parecchi sindaci e parecchi amministratori, credo che abbiano ben donde nel darmi ragione. Quindi signori, grande guerra dal 1° gennaio dell'anno prossimo, la Lega sarà sempre in prima fila per quanto riguarda una forte opposizione. Non confondiamolo con l'opposizione dei grillini, signori, perché noi non abbiamo proprio nulla, nulla a che fare per storia politica, per impegno, per capacità e per quanto riguarda anche una questione di soggetti pesantissimi all'interno del Senato. C'è qua Calderoli che poi farà l'intervento e vi posso garantire che è il massimo esponente, il massimo conoscitore di quelle che sono le regole parlamentari, tutti i regolamenti, e viene ammirato non solamente da noi della Lega ma da tutto l'arco diciamo così parlamentare. E altre considerazioni, ragazzi. Allora, voi che vi siete comprati la casa e che magari avete in ballo anche un mutuo, siete praticamente per lo Stato dei ladri, perché avete un bel, diciamo così, immobile che avete comprato con il sudore della vostra fronte e vi toccherà pagare una marea di tasse per il Comune di Roma.